ascoltati, cioè non vengono, non si fa l'interesse del Poi un bambino. bambino Cosa intendono problematizzato per supremo esattamente il interesse futuro del per bambino? rischiarli. Qualcuno me lo Allora, che potrebbe sia chiaro, il spiegare? bambino oggi, come dicevo, è calpestato la legislazione e tutto questo già nella fase in cui è vita nascente. È uomo sin dal primo istante, sin dal momento in cui viene concepito. A 3 settimane già batte il cuore nel grembo materno, a 4 settimane ha le impronte digitali. Quindi la vita umana è sacra. Questo è il dato elemento, è il grande elemento che ovviamente viene nascosto a qualsiasi livello, scientifico, culturale, sociale, filosofico. E nessuno ne parla. E ovviamente se poi alla fine la vita umana viene maltrattata e distrutta sin dalla fase del concepimento, ma provate a immaginare quando il bambino ha 2 anni, 3 anni, 5 anni, 7, 10, viene sottratto dai loro genitori o a chi dovrebbe avere la patria potestà. Ecco, questo è l'elemento che deve farvi capire di una cultura della morte che è dominante e questo governo nazionale spiace che perlomeno non vi ascolti. Questo è l'elemento su cui ovviamente dovremmo anche batterci. Se è possibile una domanda, onorevole. Per quanto riguarda il diritto di famiglia, la norma del 2006 è stata sistematicamente disattesa. E cerca dal 2018 il disegno di legge del collega Pillon per andare a mettere le mani di nuovo sul diritto di famiglia. E sappiamo la storia, insomma, è stato affossato con motivazioni squisitamente ideologiche, non tecniche, ma squisitamente ideologiche. Il fatto era che si dovesse concordare con quella che era l'allora maggioranza un testo unico da proporre in aula. Stiamo parlando della maggioranza giallo-verde. Improvvisamente, cambiata la maggioranza con rimpasto che tutti conosciamo, il discorso è stato totalmente affossato, ma non affossato, cioè è stato non un motivo ma un pretesto. Quindi non affossato il DDL Pillon in quanto tale per tutto l'astio, per tutto il risentimento nei confronti della persona, ma il discorso stesso del diritto di famiglia è stato, non è più nel calendario dell'agenda politica. Sa dirci, dal punto di vista della volontà politica di intervenire su questo argomento, quali possano essere le forze oggi in gioco? Ma ha detto tutto lei. Se prima c'era una proposta di dietro legge le di quinte, civiltà che ovviamente veniva frenata da una componente del governo, nome e cognome 5 Stelle, e oggi che al governo ci sono coloro che ci frenavano e che si sono associati con un altro partito che certamente è portatore di cultura di morte, il Partito Democratico oggi è il Partito Radicale di massa, quindi che assieme a 5 Stelle produce esattamente politiche che sono antifamiliari, antinatalistiche. E allora liberticide nella fase dell'educazione. Cosa vi aspettate? Che tutto questo possa produrre buoni risultati? Mi sembra di poter dire che fino a quando esisteranno queste maggioranze che non coincidono col paese reale, cioè questo è il dato importante, c'è una maggioranza legale, cioè dentro questo Parlamento, che sorregge un premier che non è, riteniamo, un consenso popolare. E che però non coincide, tutta questa maggioranza non coincide per niente con la maggioranza del paese reale. Quindi purtroppo bisogna continuare a combattere, questo è il tema. Non vi do speranze, dire state tranquilli, noi vi sto dicendo si combatte, bisogna combattere per far sì che coloro che hanno usurpato il potere in maniera illegittima tornino a casa. Senta, ma si dice spesso, scusi, che le sentenze vanno rispettate. E io sono d'accordo, le sentenze vanno rispettate, ma la legge 54 del 2006 non è rispettata. Come si fa? Cioè, pretendiamo dalla gente, dal popolo che rispetti le sentenze, però i nostri magistrati non attuano quello che c'è scritto nella legge 54 del 2006, cioè mi sembra che siamo proprio alla follia. Cosa si può fare, scusi, cosa si può fare Sappiamo per bene che i prevenire questo? magistrati aderiscono in larga parte a una concezione filosofica del diritto che li porta a interpretare le leggi, quando in verità dovrebbero soltanto osservarle e farle rispettare. Questa è una grande problematica che esiste, anche qui bisogna prendere coscienza, c'è una grande crisi della magistratura che si tocca con mano con tutti questi scandali di questi giorni che finalmente tutti stanno toccando. Prima si intuivano, prima lo sapevano gli addetti ai lavori, adesso lo toccano con mano, però prima ancora che il problema legato allo scandalo della magistratura in quanto tale, c'è il problema che è legato alla filosofia, alla
che li porta a interpretare le leggi, cioè a sostituirsi sostanzialmente al legislatore. Cioè noi siamo qua che facciamo le leggi, giusto o sbagliate che siano, però sono fatte da una maggioranza che rappresenta il Paese, e poi ci sono loro che invece capovolgono esattamente tutto questo. Penso che sia questa la grande riflessione, un altro elemento su cui dovete parlarne in lungo e largo. Ritorniamo al discorso di prima, grande resistenza, grande resilienza, e soprattutto poi bisogna combattere. Una cosa rapida, la festa dei figli si impegna lei ad aiutare Pillon a far approvare questa legge nazionale dei figli, festa dei figli? Guardi, io le dico di più, rilancio, io sono portatore, ho presentato una proposta di legge che perché il 25 di marzo, giorno dell'annunciazione, diventi la festa della vita nascente, perché tutto parte lì, se rispettiamo la vita nascente viene rispettato tutto questo. Bravo! Quindi... Grazie, 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 grazie.